Amici e amiche, bentrovati, buonasera, 23ª puntata di Calcio di Rigore e come sempre davvero tanti tanti gli argomenti che tratteremo questa sera. Come di nostra consuetudine partiremo con la finestra riguardante il campionato di Eccellenza, ci sposteremo poi in promozione Girone D dove andremo a vedere le immagini relative a Russi Tropical Coreano e Ronque del Weiss San Pietro in Vincoli. Ci sposteremo poi invece in territorio marchigiano, dove torna a sorridere per la gioia dei tifosi rossoblù il Gabice Gradara ai danni del Valfoglia. E poi, come sempre, chiuderemo con il campionato di prima categoria Girone H, dove vedremo gli highlights relativi al match che è stato visto sia in streaming che è andato anche domenica su Rete 8 Vigiatra, Santermete e Vis Nova Feltria. Come sempre per interagire con noi, 333 60 94 299 tramite SMS o tramite WhatsApp, poi calciodirigore.official alla nostra pagina Facebook con aggiornamenti in tempo reale e poi per chi di voi volesse rivedere la nostra puntata, www.romagnasport.com. E allora questa sera non ci sarà il mio compagno d'avventura Daniele Emanuelli a casa malato, quindi facciamo davvero tantissimi auguri di pronta guarigione al nostro Daniele. Qui accanto a me, insieme ovviamente al nostro opinionista, ci saranno anche i nostri ospiti che andremo a breve a scoprire, però intanto diamo il benvenuto nel nostro salotto al nostro carissimo Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti e mi associo agli auguri di pronta guarigione per Daniele. Assolutamente sì. E allora andiamo a conoscere chi abbiamo con noi questa sera. Per la prima volta nei nostri salotti abbiamo il piacere di avere con noi Mirko Meareotti, direttore di Romagna Sport. Buonasera a tutti. Diamo il benvenuto, ma anche il ben ritrovato, Alex Martino, presidente del Santermete. Ciao, buonasera. E poi anche lui novizio del nostro salotto, l'allenatore del Faenza Calcio, Alberto Fiorentini. Bentrovato. E allora Mirko, parto subito da te, voglio rompere il ghiaccio con te perché sappiamo che abbiamo questa collaborazione con Romagna Sport e con Calcio di Rigore, ti sappiamo impegnato tra l'altro su diversi fronti anche in radio, però comunque il calcio rimane in primis il tuo lavoro e la tua passione, un portale quello di Romagna Sport che detiene un record importante, Mirko. Sì, beh, negli ultimi mesi abbiamo raggiunto traguardi importanti, abbiamo sorpassato mensilmente le 2 milioni di pagine viste, che sono veramente tante. L'abbiamo fatto anche nel mese scorso, a febbraio, che è un mese corto, quindi insomma la cosa ci fa enormemente piacere. Fa piacere soprattutto che nell'ultimo anno siano veramente aumentate le visite, probabilmente anche perché insomma stiamo facendo probabilmente un buon lavoro. È ovvio che si cerca sempre di migliorare, di fare delle cose sicuramente nuove per fare in modo che insomma anche l'utente possa divertirsi e leggere anche qualche informazione in più su qualsiasi squadra della nostra regione. Assolutamente sì, davvero un portale davvero molto molto completo. E allora, caro Presidente, ieri concluso il match a reti bianche, il Santermite ha giocato il secondo tempo praticamente con un gioco con un uomo in meno. Un tuo commento per quanto riguarda questa gara, uno 0-0 giusto, pensavi qualcosa di più? No, io beh, pensavo sempre, oppure speravo di poter vincere perché altrimenti starei a casa. Però alla fine va bene il pareggio perché per come siamo messi, per quello che vorremmo fare e arrivare, dovremmo vincerle tutte. Non si può, chiaramente, ma una volta che è capitata l'espulsione un tempo intero in 10, va benissimo il pareggio. Benissimo. E allora, mister, ieri è arrivata la vostra 11ª vittoria stagionale, se non erro, un 3-1, che gara è stata? È stata una bella gara perché abbiamo fatto calcio, siamo stati spumeggianti per tutta la partita, quindi mi sono divertito anche a vedere la mia squadra. Questo penso che sia molto importante per un allenatore. Quindi sei soddisfatto comunque dell'andamento della tua squadra, considerando insomma che siete neopromossi? Sì, appunto, noi veniamo dalla promozione, abbiamo fatto sicuramente gli innesti giusti, tra l'altro tutti faentini, perché Fontana è faentino, Morlini è faentino, ecco. Abbiamo tutto il settore giovanile, cioè tutti i giovani che giocano in prima squadra, che fanno parte del nostro settore giovanile, quindi credo che sia sicuramente un anno positivo. Assolutamente sì, mister. E allora chiedo anche al nostro Giacomo Alpini, invece Giacomo Alpini, la temperatura com'è? Calda, fredda, come va? Come stai? Dai, dici qualcosa di Freddissimo, positivo. freddissimo e Niente, sempre non più c'è verso. freddo. Ieri purtroppo
ahimè, ennesima sconfitta. Tanto so che vuoi toccare il discorso Bellaria e quindi togliamoci subito sto dente e parliamo di questo Bellaria. Bellaria che è arrivata alla 20ª sconfitta. Dopo 17 minuti eravamo sotto già 2-0. Però sinceramente qui è un po' un controsenso, però sono meno amareggiato e meno deluso di settimana scorsa. Già. Qualcosa ho visto una reazione, c'è stato questo gran gol di Barella, e si è rischiato il pareggio contro la terza in classifica, quindi era una squadra di tutto rispetto, però purtroppo troppo poco ancora. È andata così, caro Giacomo. E allora andiamo a vedere proprio quello che è successo nella 29ª giornata di Eccellenza Girone B, dove troviamo dei risultati che diciamo così sono un po' a sorpresa, come Marignanese Granamica 0-4 e poi il derby Corticella-Sasso Marconi è stato vinto dal Corticella per 2-0. Ricordando che il capocannoniere del girone, Gabriele Girotti del Granamica con 17 reti, diamo uno sguardo anche a quella che è invece la classifica, dove troviamo sempre in vetta il Rimini, Rimini di cui tra l'altro parleremo al termine di calcio di rigore nella puntata di Sport Up, dove Mirko Mariotti sarà anche lui ospite. E dicevamo Rimini a 73 punti con 61 gol fatti e 14 subiti, miglior attacco e migliore difesa, più 14 punti da Sasso Marconi che è a quota 59, si avvicina prepotentemente il classe a meno 4 punti, 55 infatti, il Corticella esce dalla zona play-out, però ci soffermiamo invece su questo Faenza, caro mister, perché abbiamo 43 punti, 28 in casa e 15 in trasferta, 11 le vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. Ti chiedo allora se il Faenza ha rispettato un po' quelli che erano i pronostici di inizio stagione. Ma secondo me abbiamo fatto niente di più, niente di meno di quello che dovevamo fare. Sicuramente il primo obiettivo è la salvezza e quindi penso che rientriamo in quei canoni. Ecco, poi secondo me la squadra può fare qualcosa in più e quindi siamo dove dobbiamo essere. Giacomo, prego, hai una domanda per il nostro mister? Sì, innanzitutto grazie di essere venuto perché grazie a voi. Ritenevamo giusto premiare anche questa veramente sorpresa come neopromossa vista la classifica. Magari se riesci un po' a illustrarci la realtà Faenza, che è un po' lontano dai nostri obiettivi, e quindi magari riuscire a centrare qual è questa società, come è formata. Ma questa società è una società che il settore giovanile lo ha formato 4-5 anni fa, nuovo, neo proprio, e quindi ha avuto già un grandissimo riscontro perché ha una cosa come quasi 400 unità e quindi è una bella realtà di Faenza, forse assieme alla Virtus Calcio la realtà più importante, ecco. E quindi dal di lì è partito un progetto, io fortunatamente sono stato chiamato l'anno scorso a seguire la prima squadra e dal di lì del campionato di promozione siamo subito agli spareggi saliti di categoria e quest'anno stiamo facendo bene, ecco. La cosa bella, torno a ripetere come ho detto prima, è che tutti i giovani che stiamo facendo giocare, anche ieri ha giocato Bentini che è un classe 99, provengono dal nostro settore giovanile e questo è un vanto importante perché ecco, una società come Faenza che può meritare sicuramente, io sono faentino quindi lo dico lo dico col cuore, ecco, assolutamente. Può vantare sicuramente categorie importanti perché è una città di una certa entità e di una certa importanza anche storica nel calcio e credo che fare col nostro settore giovanile sia una cosa magnifica, ecco, è quello che è il futuro, quello che dobbiamo fare. No, sicuramente è uno dei fattori fondamentali per le squadre dilettantistiche questo, e quindi è logico ed è bello vedere anche queste cose, quindi 400 giovani penso che sia un bel bacino da dove si può partire. Sì, assolutamente sì. Senti, ci chiedono già da casa, mister, cosa ti aspetti dalla gara prossima contro Rimini? La gara prossima,
domanda, giustamente. La gara prossima, noi, sai, per noi è un premio e quindi la dobbiamo prendere come tale. Andare in uno stadio del genere dove c'è un pubblico così bello, per noi è un premio. Quindi quello che dirò ai miei ragazzi è: mettiamocela tutta e divertiamoci, soprattutto perché sappiamo che non ci sono paragoni tra noi e una squadra come Rimini. Ecco. Mirko, io volevo interpellare anche te riguardando il campionato di eccellenza, specialmente la classifica, chiedendoti un po' quali sono a tuo avviso le squadre, diciamo così, rivelazione. Abbiamo questa classe, poi abbiamo queste neopromosse che a mio avviso stanno facendo molto bene, e invece quali o qual è la squadra che invece ti ha un po' deluso? Ma sorprese sono tante, considerato anche il fatto che comunque Rimini, facendo storia a sé, ha un po' livellato il campionato. Sì. E quindi ci sono delle delusioni o presunte tali che hanno un po' mollato, e ci sono delle squadre che adesso si stanno un po' imponendo in classifica. Sicuramente le romagnole, Fiericcione e Castrocaro, così davanti, sicuramente a inizio stagione non ci si l'aspettava. Classe più una conferma, perché sono il lavoro di Evangelisti, credo che sia più che ottimo, l'ha dimostrato anche in queste partite, poi insomma l'ha visto anche Alpinieri, è una squadra che comunque darà filo al toro. C'era un Sasso Marconi che ha un po' mollato, ma per anche problemi anche di infortuni che hanno un po' condizionato questi due mesi. Delusioni, beh, sicuramente dicevamo il Massa Lombarda. Il Massa Lombarda a inizio stagione doveva essere l'antagonista del Rimini, è partito male, c'era stata una piccola ripresa, ma la squadra di Sanò, dopo, quando Rimini e Sasso Marconi si sono allungate, probabilmente hanno un po' mollato, ma purtroppo ci sono le motivazioni che calano, e ci sta, anche perché quando un campionato ha due squadre che ormai hanno preso il largo, certo, e sotto ci sono sei squadre che comunque fanno un campionato a parte, trovare delle motivazioni, per esempio molto bravo il mister Faenza a trovarle nella sua squadra, perché in una classifica, in una situazione di questo tipo, non è facile, insomma, gestire un gruppo di giocatori. Poi c'è anche il progresso, che effettivamente c'è stato il cambio dell'allenatore, per adesso non è cambiato niente, ma sette sconfitte nelle ultime 8 partite, insomma, e tra l'altro domenica c'è il progresso Corticella, c'è un derbissimo, quindi Corticella, tra l'altro, che per la prima volta nella stagione sarebbe fuori dai play-out. Un derbissimo che poi è molto importante per la corsa alla salvezza. Se il Corticella vince, il progresso si mette male. Infatti. Mister, ci chiedono: è possibile ripetere l'impresa dell'andata con la vittoria all'inglese, Sandro da Faenza? Ciao Sandro, innanzitutto. ma credo che sia stato, come ha detto lui, un'impresa, quindi non so, non ci voglio neanche pensare in questo momento qua. Quello che vado a fare è preparare la mia squadra al meglio questa settimana. Le motivazioni non mancano, perché quando vai in uno stadio del genere, come fanno a mancarti le motivazioni? Certo. Quindi dovremmo prepararci solamente alla partita e arrivare nelle migliori condizioni possibili. Però ripeto, c'è un divario importante, ne siamo consapevoli tutti, e quindi noi già andiamo a divertirci. Assolutamente. Prego, mister, un'ultima domanda. È d'accordo con l'analisi fatta da Mirko qui presente sulle rivelazioni o le delusioni del campionato? Vuole aggiungere qualcosa? No, sono d'accordo in pieno. Purtroppo magari c'è qualcuno che a nomi, però non sempre si riesce a far giocare i nomi insieme, ecco. Quindi assolutamente sì. E allora ci spostiamo nel campionato di promozione Girone D, dove andiamo a vedere i risultati. Gambettola Calcio Cotignola 1-0, il Fanalino di Coda Fosso Ghiaia stringe i denti col Calcio del Duca 3-2. Questa giovane Cattolica che ferma la prima in classifica di Egaro sul 2-1, Gatteo Reda 2-1, termina reti inviolate Runco del Vais e San Pietro in vincolo, andremo a breve a vedere il servizio, Real Dovadola Savarna 0-1, e poi da non sottovalutare questo Bacchia Cesenatico che ha la meglio sulla Stella 3-2, Valle Savio Turconca 2-3 e Russi Tropical Coriano 3-2, a breve anche qui le immagini.
Guardiamo allora anche la graduatoria, ricordando che Denis Bali del Reda è il capocannoniere con 18 gol e troviamo sempre in vetta il Jegero con 61 punti e la migliore difesa, solo 15 gol incassati. In zona playoff ancora Russi con meno 9, quindi 52 punti. Questa giovane cattolica di prepotenza 48 punti, Reda 47, miglior attacco con 44 gol assieme al calcio del Duca e poi questo gambetto alla 45. Zona bassa della classifica, esce dalla zona play-out il Tropical Coriano 28 punti e poi chiudono in zona rossa Real Dovado, la Valle Savio e Fosso Ghiaia. E allora questa è la situazione per quanto riguarda il campionato di promozione girone D, 27esima giornata. E allora prima di andare a sentire i nostri ospiti andiamo subito a vedere il servizio riguardante Russi Tropical Coriano. Approfittò della sconfitta del Jegero, il Russi vince in casa con il Tropical Coriano, di mezza distanza del rossoblu, batte la stessa lunghezza il giovane Cattolica che per l'appunto batte la prima della classe. Dopo un primo tempo vincente, i falchetti rischiano nella ripresa la rivolta ospite che avrebbe avuto certamente del clamoroso. I padroni di casa si rendono subito pericolosi con un tiro ad opera di Benvenuti, con Palmieri bravo a respingere di pugno. Acuto ospite con Montebelli, ma la conclusione è fuori misura. Vitaioli da calcio piazzato mette al centro per lo stesso Montebelli, solo una semplice chiavata per il portiere Casadio. Russi che fa le prove del gol con questo bolide di Vasumini che si alza sopra la traversa. Infatti, una manciata di minuti dopo, Gribellini, servito in profondità, riesce a colpire in caduta la palla che, non trattenuta dal portiere ospite, carambola sui piedi di Fabi, che sigla così l'1-0. La reazione del Coriano è immediata. Montebelli viene murato dalla retroguardia di casa. L'azione prosegue, ma Vitaioli, girata, mette alto. Passa un quarto d'ora e sul fine del primo tempo, sulla destra, il Russi orchestra con una veloce ripartenza, una buona azione che porta gol Benvenuti sull'impeccabile assist di Gualanti. 2-0 e sembrerebbe essere la fine dei giochi. Invece il Coriano nella ripresa sfona una super prestazione. Casadio si supera sul colpo di testa ravvicinato di Vitaioli, mentre capitola quando dall'angolo passeggio trova il pertugio giusto che riapre i giochi. Proprio il numero 4 corre verso la prima panchina a dare i 5 al suo mister. Segnali che gli ospiti ci credono, ma sul capovolgimento di fronte dall'angolo i Russi non perdona. Ribellini trova l'inconnata vincente per il 3-1 che rimette subito le cose a posto in una partita come ormai importantissima per gli sviluppi del campionato. La rondellina si alza, cresce l'attenzione tra i falchetti ed ecco che il Coriano ne approfitta con l'incrocio dei pali colpito da posizione proibitiva da Pasolini e subito dopo, quando uno scambio tra Vitaioli e Montebelli porta all'atterramento del primo, per il direttore di gara trattasi di penalty e dagli 11 metri l'azione sammarinese non sbaglia, 2-3. Il Coriano continua a crederci, Vitaioli viene interrotto la prima conclusione dall'intervento avversario e a passeggio la photo finish non riesce proprio dalla bandierina la doppietta con il pallone che di testa si spegne alto. Allora eccoci tornati nuovamente in studio. Allora Mirko, voglio coinvolgere te perché abbiamo visto nel servizio Tropical Coriano, a tuo avviso può essere un po' la delusione di questo campionato e ti chiedo se invece questo giovane Cattolica te lo aspettavi così arrembante. Ma Tropical Coriano sicuramente è la più grossa delusione di questo campionato, perché bene o male le altre protagoniste sono quasi tutte lì davanti. Forse un po' steccato il Ronco, che inizio stagione ci si aspettava magari potesse fare qualcosa di più, poi dopo smobilitato, sì. E quindi dopo si è un po' arenato in classifica. I Russi, devo dire che sta facendo un ottimo campionato, forse lì sopra delle aspettative, c'è stata una partenza forse troppo arrembante, poi dopo si è presentato il Jegero, soprattutto a dicembre, quando ha preso 4-5 giocatori di un peso particolarmente importante, praticamente ha salutato con la manina e ciao ciao, anche se ieri comunque col Cattolica è incappata nella seconda sconfitta stagionale, una giovane Cattolica che comunque non è una sorpresa, diciamo che a inizio stagione forse era un punto interrogativo perché è morta una società, certo, ne sale un'altra, certo. Giustamente si devono identificare con una società nuova su cui comunque, nuova tra virgolette, su cui sì, comunque sì. Bisogna fare delle basi. Diciamo che per adesso le basi sono buone, è ovvio che bisogna vedere poi se resisteranno in questa posizione, anche perché la zona playoff è molto 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 aperta. E allora andiamo a vedere l'altro servizio riguardante la promozione, che riguarda Rocco, San Pietro e Vincoli.
passo indietro per il San Pietro e Vicoli dopo l'ultima brillante apparizione che ha portato la squadra di Fresca a 2 punti dai playoff. Contro il Ronco arriva un deludente 0-0 in una partita priva di emozioni e di molti sbagli, tanti tiri sporchi e calci che non portano a nulla di costruttivo. Già in avvio di gara dall'angolo Casadio raccoglie ma sbaglia la mira. Dalla parte opposta altro angolo per il San Pietro, questa volta deviazione sotto misura con Grisolini che accompagna la sfera a terminare sul fondo. Il portiere muove nuovamente il suo radar per controllare che il pallone si depositi nuovamente sul fondo sul tiro di Leoni. Il Ronco si fa vedere dalla parte opposta con l'ex Sant'Arcangelo Cassieri che una volta entrato in area di rigore strattona il proprio marcatore inizialmente per poi ricevere una seconda trattenuta che non porta al penalty sperato. I padroni di casa latitano il fatto di occasioni da rete, allora arriva il quasi gentile omaggio di Barzanchi che con Sassi non si capisce rischiando un quasi autogol. Il San Pietro prova a pungere con Genoario ma Grisolini non stecca. Dall'altra parte prova di mira i piccioni ben riusciti da parte della formazione di casa. Grisolini risulta più impacciato quando dalla distanza rischia un patatrac sul tiro non certo irresistibile di Fabbri. Il Ronco prova a svegliarsi su fine di prima frazione di gioco con la sponda di Venturelli per Venturi, ma sul più bello quest'ultimo viene stoppato dal muro difensivo avversario. Nella ripresa Casadio inventa cercando in profondità lo scatto di Carrozza che con lo scavetto supera sì l'estremo di casa ma trova l'esterno della rete. Fabbri liscia il pallone, diventa un piacevole assist per Sparecci che scaraventa tra i guantoni di Grisolini. Lo stesso Fabbri tenta il colpo dalla distanza senza fortuna. Spanesci, lanciato sempre da Fabbri, svirgola la conclusione. Gennaio, nel finale dopo aver scambiato con lo stesso Spanesci, cerca il tiro cross. Grisolini respinge e nel finale il contropiede si getta in avanti anche Barzano a cercare fortuna, ma viene fermato sul più bello. 0-0 e un punto per parte. Mirko, avrei una domanda da porti. Prima mi parlavi del Diegaro che ieri ha questa sconfitta che ci può stare con la giovane cattolica, ma io vorrei chiederti una cosa. Ho visto anche la settimana prima un pareggio in casa col Fossoghiaia, l'ultima in classifica. Può essere l'inizio di una piccola crisi? Il Russi può sperare di riuscire a riagganciare la vetta o è solo un momento no? Ma secondo me è normale. Come nel ciclismo, quando uno è in fuga rifiata un po'. E secondo me la situazione è questa. Onestamente è una rosa talmente forte, poi io l'ho visto anche, insomma, anche entrato Peluso nel secondo tempo. Cioè, ha tenuto giù dei giocatori che teoricamente dovrebbero giocare titolari sempre. Io credo che stia approfittando adesso per dare un po' di ricambio a alcuni giocatori, farli un po' rifiatare. Non mancano tante giornate, poi quel rush finale, credo che siano pronti, anche perché il vantaggio è comunque di 9 punti, un vantaggio importante. Non credo che il Diegaro, dovrebbe proprio succedere un cataclisma per fare in modo che il Diegaro perda il campionato, anche se ne abbiamo visti in questi anni di cataclismi, per tutti cui mai dire mai. No, sicuramente, però come ci aveva abituato lascia un po' perplessi questo piccolo calo di tensione e di conseguenza anche la parte finale, cioè per il fondo della classifica, questo Fossoghiaia che in 2 partite 4 punti. Adesso il distacco è ancora abbastanza corposo, ma potrebbe rientrare più in questa lotta per i play-out? Ma credo dipenderà molto dalla partita di domenica di Coriano, che è fondamentale. Fossoghiaia è sempre stata una squadra da battaglia da quando in promozione, ha ottenuto delle salvezze clamorose. Quest'anno secondo me è proprio complicato, anche perché la distanza è alta dalla zona play-out, è proprio per quello che, insomma, la vittoria, se dovesse vincere a Coriano, sarebbe importante, metterebbe veramente ancora più in crisi un Tropical Coriano che effettivamente è una crisi tecnica e veramente veramente grave. Sì. Senti Mirko, prima di andare in pubblicità ti chiedo velocemente, San Pietro in vincoli, playoff sì, playoff no? Intanto c'è anche una semifinale di Coppa, non che è importante perché avrà andato ritorno con la Coppa Resa, anzi oggi credo ci sia stato il sorteggio, quindi non so ancora esattamente le date. Però campionato, sinceramente la San Pietro in vincoli ci si aspettava un campionato migliore, sì, era tra le favorite, se non la favorita inizialmente del campionato, poi ha un po' stentato, diciamo che però col passare delle giornate la classifica è leggermente migliorata, ma soprattutto hanno puntato sulla Coppa, puntando bene, avendo anche, diciamo, anche la fortuna di un calendario tutto sommato in Coppa abbordabile, adesso affronta la Coppa Rese che non è proprio una squadra comodissima, anche perché sono tutte squadre, le semifinaliste tranne la Rosselli Mutina che ormai il campionato, la vittoria del campionato l'hanno salutata, quindi giocheranno direi alla morte, giocheranno alla morte, certo, sicuramente per una promozione, perché ricordiamo che chi vince la Coppa va su. Assolutamente, hai fatto bene a ricordarlo. E allora ci prendiamo 1 minuto e mezzo di pausa e poi ritorniamo qui a Calcio di Rigore.
Nuovamente collegati con calcio di rigore, allora Giacomo, hai una domanda da fare al nostro presidente. Sì, volevo chiedere un punto, un suo giudizio su questo campionato di promozione prima di cambiare argomento, cambiare categoria. Sì, mi sento un po' Renzo Baldisserri a fare il punto. Però secondo me, riallacciandomi ai vostri discorsi, il Diego lo sta amministrando, perché ecco, avercene di sti problemi, di fare un pareggino ogni tanto, una sconfitta ogni tanto. E playoff, la giovane Cattolica sarà 4-5 anni che li fa, farà prima categoria, quindi penso che li farà. E dietro, vi ricordo che il Fosso Ghiaia l'anno scorso a un certo punto era molto dietro a noi e poi ci è arrivata molto davanti. Quindi concordi in quello che ho detto io? Sì, adesso era messo più o meno così, forse un po' meglio. Però l'anno scorso era molto dietro, dicevamo dai, Fosso Ghiaia è retrocesso, invece si è arrivato davanti. Effettivamente ancora, gli ultimi due risultati, pareggiare a Dieghero e vincere ieri, sono stati veramente sì, importanti. Loro è dura avere, dire da qui alla fine dobbiamo vincerle tutte, però loro domenica, l'hanno già fatto. Mai dire mai, visto che le sarebbero, scaline domenica è una bella chance. Sarebbero recidivi se lo facessero, quindi loro sono abituati. E allora, diamo uno sguardo a quello che è successo invece al di là del fiume Tavolo nel campionato marchigiano, 22esima giornata, questi risultati, un punto importante per l'Audax Piobico, Vigor Senigallia, Audax Piobico 2-2, Valfoglia Gabice Gradara 1-2, la Posta Tempese riesce a fermare la prima in classifica Ilario Lorenzini sull'1-1, Atletico Alma Laurentina 2-0, il big match di giornata fra Olimpia Marzocco e Moio Vallesina termina a reti inviolate, Belvedere Usimana 0-2, colpaccio della nuova Real Metà sulle FC Senigallia 1-0 e poi punto d'oro per Vigor Castelfidardo Villa Musone 2-2. Diamo uno sguardo anche alla classifica ricordando che il capocannoniere del girone Denis Pesaresi dell'Olimpia Marzocca con 18 centri, la classifica che vede sempre lì ferma al primo posto Ilario Lorenzini 51 punti con il miglior attacco e la migliore difesa in coabitazione con chi in questo momento in seconda posizione Atletico Alma 44 punti, poi Moie Vallesina, Olimpia e Passa Tempese, insomma la zona playoff resta invariata, risale alla classifica la nuova Real Metauro, in zona playout troviamo invece Vigor Castelfidardo 24 punti, questo Gabice Gradara che conquista 3 importantissimi punti, quindi 24, Laurentina scende quota 23, Audax Piobico 17 e Belvedere 14. E allora con il nostro Renzo Sartini e Stefano Papini andiamo a vedere la vittoria del Gabice Gradara ai danni del Valfoglia. Angelini con il Gabice Gradara che ritrova il feeling con la vittoria ai danni del Valfoglia. 3 punti che mancano dalla 15esima giornata. Assenti i muratori Greco e Facondini, i rossoblu presentano tra i pali il ritrovato Palazzi. Match equilibrato intenso, pronti via ed è proprio l'estremo ospite chiamato in causa a scaldare i suoi guantoni e Bastianoni. Risposta rossoblu con la volée di Rossi, centrale però per Angelucci. Minuto 14 e il Valfoglia si porta in vantaggio sfruttando una incertezza della retroguardia adriatica e Calvaresi a centrare il bersaglio. Calvaresi protagonista 3 minuti dopo, Palazzi però prende il tempo. Il Gabice Gradara non ci sta e agguanta il pareggio al 24esimo con la combinazione tra Duini e Rossi. L'attaccante rosso-blu non si lascia sfuggire l'occasione. 6° centro stagionale per Alessandro Rossi, gol dedicato a mister Paolo Cangini. Nuovamente propositivi gli ospiti, l'inzucata di Fabri si spegne però a lato. Azione fotocopia ma sul versante opposto a chiudere la prima frazione. Stessi 22 in avvio di ripresa con la discesa del Valfoglio sulla destra, al centro per Rossi, alto. Ancora locali pericolosi, Palazzi sventa la conclusione di Bastianoni, poi Zazzeroni a portiere battuto a non centrare la porta. Al 15esimo dentro Marchetti e Ceramicola per Cesaroni e Simoncelli, al 16esimo punizione di Costa a lato di testa Rossi. Il gol è nell'aria e al 24esimo Costa lungo traversone a pescare Rossi sul binario di sinistra dalla linea di fondo cross basso per la scivolata di Marchetti che vale 3 punti. Prima rete stagionale per l'attaccante classe 99, Nicolò Marchetti. Praticamente la prima palla toccata, era anche da un po' che non facevo gol, quindi sono molto contento. Dai. E poi anche servito per la vittoria importante. Non demordono i locali che cercano di recuperare il gol di svantaggio, ma la chance migliore si presenta sui piedi di Rossi che trova appostato sul primo palo Angelucci. Ancora Gabice Gradara, punizione al contagiri di Costa, flipper in area, palla out.
Nei 7 minuti di recupero ci prova Mbaye in rovesciata, ma il triplice fischio e il Gabice Gradara a gioire. Finale Valfoglia 1, Gabice Gradara 2, punti che muovono la classifica e fanno morale. Pratica salvezza sempre aperta. Le parole allora del tecnico rossoblù Alberto Angelini. È stata una partita tosta, molto agonistica, molto fisica. Siamo riusciti a tenere bene il campo, sia da un punto di vista tecnico, tattico e anche fisico. E abbiamo secondo me anche meritato la vittoria e abbiamo regalato un gol all'inizio gara su un errore difensivo, poi dopo piano piano abbiamo preso fiducia, coraggio, abbiamo iniziato a giocare, a tratti anche buone giocate, siamo riusciti a pareggiare con Ale Rossi e poi nella ripresa una grande parata di Palazzi e poi siamo riusciti a passare in vantaggio. E allora ritorniamo in studio, caro Mirko, fiducia e coraggio parla il nostro mister Angelini, in questo momento di crisi il Gabice Gradara a tuo avviso può davvero continuare a percorrere il sogno salvezza? Beh, assolutamente sì, c'è ancora tempo, campionato ancora lungo, c'è una bella lotta, quindi ogni vittoria, ogni punto è importante, certo che la vittoria dell'altro giorno insomma ha portato 3 punti fondamentali, anche perché per la salvezza non sempre è sufficiente fare dei punti in casa, fare qualche punto in trasferta aiuta utile. Parecchio, cioè, molto, molto. E allora Giacomo, si respira un po' di aria di ottimismo tra le file del Gabice Gradara dopo questa vittoria? Sicuramente, anche perché dalle immagini che ho visto la vittoria è meritata, quindi effettivamente qualcosa c'è stato, qualche risveglio anche da parte del Bomber, perché il Bomber Rossi ha fatto un bel gol e ha fatto anche l'assist, quindi tutto sommato una gran vittoria che deve portare quel morale, però bisogna dare continuità adesso alla passapentese e succhi con la classifica, però non bisogna mollare per niente. E allora, mentre arrivano da Gabice, il bentornato per quanto riguarda il portiere Palazzi, mister, volevo coinvolgere anche te. Una parentesi marchigiana? No, non conosco da vicino il campionato, quindi preferisco astenermi, ecco. Nel tuo curriculum avresti intenzione di così affrontare magari un campionato marchigiano? Ma sì, magari fra qualche anno, dopo che mi sarò trasferito lì, sì. Quindi un pensiero ce lo fai. Sì, sì, volentieri. Benissimo, allora andiamo a vedere invece quello che è successo in prima categoria, girone H, 23esima giornata. Questi i risultati: Morciano Calcio con Onella 0-0, Igea Marina Granata, Granata ferma sull'1-1 l'Igea Marina, Pietracuta Sprontricciolo 3-1, Romagna Villalto 1-0, 0-0 fra Miramare e Verucchio, Junior San Clemente, Pocre ai danni del Poggio Berni, Real Miramare, Vis Misano, davvero pirotecnico 3-4, Sant'Ermete Vis Nova Feltre 0-0. Ricordando che il capocannoniere del girone è docente del Real Miramare con 20 reti, diamo uno sguardo anche alla classifica dove troviamo il Pietracuta che torna in vetta, seguito dalla Legia Marina 48 punti, Verucchio 40 e entra in zona playoff il Vis Misano 37, il Sant'Ermete 34 punti e chiudono in zona rossa Romagna e Villalta. E allora, mentre continuano ad arrivare i messaggi, a breve li leggeremo, tra questi Forza Gabice Gradara, andiamo intanto a vedere proprio il servizio che riguarda Sant'Ermete Vis Nova Feltre e poi lo commentiamo con il nostro presidente. 7 partite utili consecutive, 4 vittorie all'attivo e 3 pareggi per un totale di 15 punti messi in cassina. Seconda giornata consecutiva con l'uomo in più per più di un tempo, Stefanelli a questo punto predica maggiore incisività. Purtroppo sono due domeniche che, giocando in superiorità numerica, non riusciamo a portare a casa i 3 punti pieni. È mancato quello che ci ha fatto vincere la partita, che è il gol, e dobbiamo cercare di essere più incisivi e più cattivi davanti alla porta e cercare di costruire magari anche più gioco. Mentre si segnalano tra le file di Nova Feltre i debutti in campionato di Casali e Bazzarini. Il primo, dopo le soldi in Coppa Emilia con Pietracuta, gioca la seconda gara ufficiale della stagione, mentre il secondo, entrato nel corso della ripresa, rientrava a distanza di quasi 10 mesi. Altro infortunio occorso nel mentre è quello riservato al difensore gialloblu Gabriele Raffaelli, il migliore dei suoi, nella precedente gara con l'Igea. Derby a mano di emozioni non rispecchia certamente la gara di andata, che tuttavia inizia con un sussulto gialloblu. Rinaldi, storico ancora una volta con la maschera protettiva al viso, tocca per Fraboni. Il piede non è quello caldo utilizzato in altri appuntamenti.
Castiglioni dall'altra parte scaldi guantoni al vigile Casali, che tuttavia sul contropiede avversario ci mette il volto a proteggere la propria porta, attimi di paura dopo lo scontro con l'ex cattolica Bruma, ma tutto risolto, il portiere poi prenderà tranquillamente il proprio posto. Non ci sono sviluppi di gioco, la soluzione della distanza è quella più opportuna con Bazza che non inquadra il bersaglio. Prima del rompete le righe ecco che Basili non ci sta a farsi superare sulla fascia dal neo entrato Fattori e viene espulso per un'entrata taccia in scivolata. Il presidente Martino, scherzando a fine partita, riserverà un consiglio al proprio giocatore, ricordando che il pollo è l'abbinamento più azzeccato per identificare l'atteggiamento in alcune circostanze di gioco. Gli dico peccato per l'espulsione, prossima volta vaci piano. Santermente oggi, visto l'espulsione, ha fatto il massimo che poteva fare, ma siamo stati polli noi, solo che questo fa parte del gioco. Tutto così, perché vincere sarebbe stato forse troppo, quindi ci sarebbero, sarei stato contentissimo, ma no, non era facile vincere. Oggi ci voleva l'episodio, poi mettici anche il vento forte che non ti permetteva di fare molto. Questo era, non so neanche se in 11 l'avremmo vinta. Questo oggi è giusto il pareggio, probabilmente. L'occasione più limpida capita sui piedi di Eugenio Sebastiani, che innescato da Fraboni si lascia per ottimizzare l'uscita dall'attento Semprini. Sulla ribattuta mostra poca confidenza con la porta avversaria. De Prete mette nuovamente alla prova i riflessi di Casali, che dopo il colpo subito nel primo tempo dimostra di essere sulla terra in tutti i sensi. Attorno alla mezz'ora si rivede nuova Feltia. Fraboni prova a colpire nuovamente dalla mattonella chiamata punizione, ma ancora una volta la mira delle migliori stagioni non lo accompagna. L'ultima occasione arriva da Bruma, lanciato in profondità, prova la girata, ma la sfera si alza sopra la traversa della porta difesa da Casali. L'attaccante non incide come all'andata. In nuova Feltia festeggia così l'ennesimo punto della stagione e ringrazia a fine gara il proprio ultras, sempre presenti in casa e in trasferta in questo campionato. E allora, presidente, chiedono da casa, Bis, Nuova Feltre e Sant'Ermite possono ambire la zona playoff? Tutte e due no, forse una, ma adesso Nuova Feltre purtroppo per loro è abbastanza indietro, perché ok è vicina, però hai anche un totale di squadre davanti, quindi certo, devi superare anche tutte. Noi ci giochiamo tutto domenica e la domenica dopo, se perdiamo domenica comincia a essere quasi impossibile, perché andiamo a Misano, che è l'ultima che fa i playoff, e siamo a 3 punti da loro. Se vanno a 6 li salutiamo. Se invece pareggiamo o vinciamo, dopo si fa bella, perché dopo ci credo anch'io, probabilmente. E volevo dire, nel video manca la rovesciata di Castiglioni, che hai capito? Ecco. Che ci teneva anche che glielo dicessi, che è un ragazzo del 96, nostro, prodotto nel settore giovanile, un certo, cuore Sant'Ermite, ultimamente sta segnando molto e sta facendo bene. Ieri non ha dormito, ieri notte, che ha preso la traversa su rovesciata. Ci teneva, lo dicessi. È giovanissimo, avrà ancora tante rovesciate da fare. Spero. Prego Giacomo. Quindi quella rovesciata non l'abbiamo vista perché è andata fuori o è... Traversa. Allora, rovesciata, sembrava quella di Jorkef, Inter-Roma... Io certe partite non le guardo, purtroppo. Io guardo altre partite. Allora, tornando al campionato, alle classifiche che si vede, questa lotta al vertice Pietracuta-Igea, penso che sia bello vedere queste squadre che si alternano, ma a tuo modo di vedere chi delle due avrà la meglio? Allora, sono le due squadre che meritano di stare lì, perché le altre hanno tutte qualcosa di meno. Noi, secondo me, a livello di rosa non abbiamo niente di meno, però è tutta colpa nostra se siamo a metà, quindi niente da molto da recriminare. Il Pietracuta ha i colpi, quando passi in vantaggio poi ti gira palla nella loro metà campo e non gliela freghi mai, c'ha dei fuoriclasse per la categoria. E Ligea è una gran squadra, è allenata benissimo, lo sottolineo, perché sono messi benissimo in campo. Ripeto benissimo, ma è no, così. No, ma è effettivamente così. Io l'ho vista più volte in questo campionato, effettivamente devo darti ragione. Anche ieri io so che c'è stata un po' di amarezza da parte dei giocatori dell'Igea, che ieri hanno messo sotto assedio la porta del Granata, però inutilmente, cioè so che veramente ieri le hanno messe a dura prova, sì, purtroppo il gol non è arrivato. Granata che fino a ieri era quarto in classifica, quindi ci può anche stare un pareggio. No, sicuramente, anzi, il Granata, l'abbiamo detto anche settimana scorsa, sta facendo un campionato, un dignitoso campionato. Sì. E invece per la lotta alla salvezza? Allora, il Villalta
è in difficoltà, perché ci sia stati non la domenica scorsa, sono oggettivamente in difficoltà. Romagna, mi chiedo perché sia lì, perché è una delle poche che ha battuto sia Pietracuta che Igea, ad esempio. Ecco. Però è lì, ma no, sono una buona squadra. Sì. Sono una buona squadra, però si fa dura anche per loro. Mentre, ad esempio, si fa dura perché dal Miramare, Colonnella, così hanno qualcosa in più. Sono state anche in zona playoff fino a poco tempo fa, poi sono in serie negativa. Sì. Secondo me Poggio Berni e Romagna, e lì non lo so, non lo so come può finire lì, perché dipende che se lo Spontricciolo al Miramare gli passa al momento negativo o no, perché se dipende da loro. Presidente, tu sei un po' rammaricato, però senti un po' cosa ti dice il nostro Giacomo Alpini, che arriva da casa. Quindi fanno i complimenti per la squadra che riesce a allestire ogni anno. Quindi almeno i complimenti che cerco io. Però la mia domanda è, il prossimo anno mi compri un'altra squadra? Mi compri un'altra squadra? Hai già capito? Ecco, senza... No, al Bellario non ci penso. Come no? Non ci penso neanche. Non ci penso neanche se me lo regalo. Ecco, neanche un forse. E allora, caro nostro direttore, invece, volevo chiederti top e flop di questa categoria. Ah, top sicuramente direi Ligia Marina, perché come diceva bene lui, ha trovato l'anno giusto, una squadra allenata bene, e sta facendo meglio del previsto. Pietracuta non è una sorpresa, insomma, si sapeva che avrebbe lottato per le zone alte. Una delusione ce l'ho qua a sinistra, perché effettivamente mi aspettavo qualcosina di più. Non è finito, dice sì, il campionato. Non è ancora finito. Sì, però noi siamo nella stessa situazione del Pietracuta dell'anno scorso, retrocessi. Abbiamo cambiato 17 giocatori su 21. Ecco. E l'amalgama ci vuole sempre il suo tempo a fare. Pietracuta è arrivato ottavo l'anno scorso, quest'anno ne ha presi 3 e adesso è lì. E quindi io spero quindi di fare prossimo anno sappiamo già la... Sì, io spero. Uno delle candidati quali sono? Adesso ottavo non mi piacerebbe arrivare, detto così. Io ci spero nei playoff, però quarto. L'anno prossimo vorrei raccogliere. Ebbene, allora, siamo arrivati anche al termine di questa puntata. Voglio ringraziare i nostri ospiti, partendo dal direttore di Romagna Sport, Mirko Mariotti. Grazie per essere stato con noi. Il presidente del Sant'Ermete, Alex Martino. Ciao, grazie a voi. Il mister del Faenza, Alberto Fiorentini. Buonasera e grazie a voi. Ovviamente grazie anche a te, Giacomo, per essere stato con noi questa sera. Grazie, grazie a voi. Ringraziamo anche il nostro Daniele Emanuelli, sempre presente, anche se non fisicamente qua. E poi ovviamente vi diamo appuntamento con Calcio di Rigore lunedì prossimo alle 19:55. E grazie per essere stati con noi.